Ettore Centanni, responsabile della comunicazione per la Fiorentina. Oggi presentazione della 21esima edizione del torneo Manlio Celis. Se la Fiorentina c'è, quali sono le aspettative? Innanzitutto vorrei ringraziare l'organizzazione che ci ha invitato. Siamo felicissimi di partecipare a questa manifestazione. Le aspettative quali sono? Le aspettative sono innanzitutto di far divertire i ragazzi come primo obiettivo, e poi sicuramente cercheremo insomma di puntare alla vittoria del torneo, ovviamente. Ecco, siete i primi che lo dite, perché molti si tengono sulle loro, ecco, sì. non vogliono dirla questa cosa, però qualcuno lo deve vincere questo torneo. Assolutamente sì, l'anno scorso ha vinto il Milan e quindi... L'Atalanta, scusate l'errore, ha vinto l'Atalanta e quindi nulla, cercheremo insomma di arrivare primi e di prenderci questo trofeo a cui molti ambiscono. Quindi insomma la Fiorentina si gioca subito le carte scoperte. La Fiorentina vuole vincere questo torneo. Oltretutto ricordiamo insomma c'è un main sponsor importante qui al torneo che vi riguarda molto da vicino. Esatto, il nostro sponsor tecnico Le Coq Sportif, con cui ci troviamo benissimo. E quindi cercheremo insomma di far bella figura anche per loro, ecco. I ragazzi stanno aspettando questo momento, ovviamente vogliono venire in Sardegna per tanti motivi, non soltanto per giocare. Assolutamente, i ragazzi insomma prenderanno anche questo trofeo come una vacanza, tra virgolette, e sia lo staff che tutta la squadra ha espresso insomma la volontà di venire e sono molto felici di venire appunto in Sardegna, anche perché è una terra magnifica e quindi si troveranno sicuramente bene. Allora, Fiorentina squadra da battere, Fiorentina squadra da battere sul campo, poi a parole, insomma, noi ci siamo riproposti di puntare a vincere il trofeo, poi vedremo quello che succederà, ci sono tantissime squadre forti come l'Atalanta, il Milan, la stessa Juventus, il Genoa, il Chelsea, poi la sorpresa della squadra giapponese, insomma, che si conoscono poco, insomma, i valori tecnici, ma sappiamo dei grandi valori morali di questa squadra, che sicuramente saranno da esempio anche per gli altri ragazzi, che noi abbiamo avuto una squadra giapponese ospite, venne a visitare lo stadio e quindi sappiamo come si comportano, sappiamo come sono e quindi saranno sicuramente di esempio anche per gli altri. E allora noi vi auguriamo naturalmente il bocca al lupo per questa edizione. Grazie, e noi vi ringraziamo ancora e viva il torneo Celis. Grazie a voi.